in studio con noi Pamela Viloresi, direttrice del Teatro Biondo di Palermo, il Teatro Stabile, definita un po' da tutti affettuosamente un vulcano gentile, perché ogni volta che la si incontra per una conferenza stampa di un progetto ne tira fuori tanti altri che viene voglia di scoprire. Allora partiamo dalla stagione 2019-2020 che è stata già presentata a Traghetti. Una stagione intanto che è un traghetto tra il precedente direttore ed io, perché parte della stagione era stata da lui impostata bene, quindi si è trattato un po' di continuare. È veramente una stagione per tutti e mi piace ricordare che, siccome di solito a ottobre c'è, diciamo, grandi code ai botteghini, per fortuna che ci sono, però stiamo cercando di ovviare, mettiamo a disposizione in palcoscenico una scenografia con i costumi, i tavolini, si prende appuntamento e si esce con tutta tranquillità con l'abbonamento scelto veramente senza fretta. Un altro modo per andare incontro al pubblico, non solo con la proposta artistica, ma proprio direttamente, no? Fisicamente, che è uno degli obiettivi a cui lei tanto tiene. Parliamo di un'altra stagione, perché il Teatro Biondo praticamente non si interrompe mai, quella è estiva appena presentata, dal titolo Vocazioni, e che porterà il Teatro Biondo fuori dallo Stabile in dei punti caldi della città. Beh, intanto è appunto una vocazione del Teatro Stabile, oggi non si chiama più così, ma insomma del teatro di un territorio, di occuparsi del proprio territorio. Devo dire, un cartellone bello, molto ricco, variegato, con danza, musica, prosa, con i nostri allievi che faranno questo loro saggio Extra Menia, che è venuto bellissimo. Tra l'altro sono molto bravi, hanno debuttato a Spoleto con lo spettacolo Esodo, che invece avrete come debutto in cartellone. Aprirà. Sala grande, e hanno avuto un bel successo, tanto che la Fondazione Biondo ha loro riconosciuto le borse di studio. In questa vocazione di tuffarsi nella città non vogliamo mancare da questo importante percorso che sta facendo il quartiere di Brancaccio, non solo andando al Castello di Mare Dolce, esatto, che è praticamente adiacente, e anzi dando all'associazione che ci ha chiesto la collaborazione, che è Padre Nostro, che è quella del Centro Puglisi, dando la possibilità di 50 biglietti a sera sul Castello di Mare Dolce, ma anche in settembre, perché loro hanno avuto dal comune un'area che era un'area molto degradata. Loro hanno intanto ripulito il terreno, lo dotano di un palco, di sedie, in modo che cominci a essere restituito alla guarigione del quartiere, e quindi ci hanno chiesto di partecipare con uno spettacolo. Noi vi parteciperemo con 4 spettacoli, 4 giovedì, e vogliamo portare, oltre ai nostri allievi, di nuovo con il loro saggio Extra Menia, però con delle cose molto, come dire, siciliane, molto palermitane, che sono di alto livello culturale ma anche di grandissima accessibilità. Un'altra cosa alla quale ci piace molto collaborare è alla costruzione della sinagoga. Ecco, questa notizia è venuta fuori appunto con la presentazione della stagione estiva, e che però, insomma, ha un peso non indifferente. La piccolissima comunità ebraica oggi di Palermo ha avuto in comodato d'uso dalla curia una chiesa sconsacrata proprio in quella che era l'area del vecchio quartiere ebraico. Il 15 settembre è la giornata della cultura ebraica, ci sarà la presentazione di 2 libri, ma il 14 sera, dopo Shabbat, quindi dopo il tramonto, ci sarà uno spettacolo al Teatro Biondo. Gli incassi saranno devoluti per il restauro di questa chiesa sconsacrata, che sarà la sinagoga che manca da Palermo da 527 anni. Poi ci sarà Biondo Antico. Esatto, l'ultima declinazione del biondo, questo biondo antico. Biondo antico, poi stiamo lavorando a tanti altri biondo. Ma non possiamo svelare tutto adesso, no, poi ci rincontreremo. I biondini, che è un progetto scuola importante da fare con le scuole, biondo anch'io, pensiamo di andare anche nelle cliniche geriatriche, negli istituti dove ci sono anziani che non possono frequentare, muoversi. Cioè. E quindi ci andiamo noi, come è giusto che sia. Ma Biondo Antico sono 3 tappe in 3 siti archeologici. Dunque ci sarà Rosario Palazzolo a Tindari,
in agosto, in settembre al Castellammare qui a Palermo e chiuderemo di nuovo con i nostri allievi ad Agrigento, nel teatro al chiuso, all'interno dell'area archeologica, con un progetto per le scuole, con i nostri studenti che questa volta si cimenteranno con Antigone. Le idee non mancano, la volontà soprattutto non manca, la volontà di sì portare il teatro ovviamente come forma culturale, come diceva lei prima, guarisce sicuramente dove passa il suo passaggio, ma soprattutto di aprire le porte del teatro e di accogliere il maggior numero di spettatori possibile, non solo con l'offerta, diciamo, culturale, ma proprio con una vicinanza. Sì, io sì, penso che sia un po' un nostro dovere, non solo appunto vendere gli abbonamenti, che per carità è molto Certo. importante, è diciamo la macchina del teatro, però occuparsi del territorio significa anche far conoscere il teatro a chi non lo conosce già, farlo appassionare del teatro, fare spendere il proprio tempo libero all'interno di progetti culturali e su questo ci dobbiamo riuscire perché oltre che la nostra vocazione è il nostro dovere.